Dopo i mesi difficili seguiti alla fine della sua storia con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo si sta riscoprendo e sta permettendo certamente al pubblico di capire molte sfumature del suo carattere. La cantante si è raccontata a Federica Panicucci nel corso di Mattino 5, partendo da una delle esperienze recenti che l'ha vista protagonista in televisione, quella di Celebrity MasterChef. Una competizione in cui è riuscita ad avere la meglio al rush finale su Orietta Berti, mettendo a confronto il suo stile di cucina più elaborato con quello più semplice e casereccio della cantante romagnola. Il percorso di MasterChef è stato bellissimo, sia a livello culinario, ma soprattutto a livello personale. Gli chef hanno tirato fuori quell'Anna più sensibile, più timida che solo chi mi conosce perfettamente sa. Oggi sono orgogliosa di me, basta guardare mio figlio che è la cosa più bella che ho fatto. Alla Panicucci non nega di aver vissuto un periodo complesso, a partire dai 22 anni, sempre a dover fronteggiare critiche per una relazione mal digerita dall'opinione pubblica, giudicata da chi nemmeno la conosceva sulla base di un luogo comune, quello di una donna che si affianca ad un uomo più grande di lei. Qualcosa che aveva più volte sottolineato anche prima della fine della sua relazione. Ma non per questo si è pentita di aver passato un periodo così lungo della sua vita insieme all'uomo con cui ha messo al mondo un figlio. Ho sempre fatto tutto con amore, quindi non rimpiango nulla. Sia Gigi D'Alessio che Anna Tatangelo hanno più volte ribadito il grande affetto e la stima reciproca che li lega, nonostante la fine della loro storia. Diverse sono state le frasi possibiliste in merito all'eventualità di un ritorno di fiamma in futuro. Il tempo dirà cosa succederà, ha sottolineato lei. Attualmente, ammette, ha voglia di vivere solo il presente, senza aspettarsi cose clamorose dal futuro. Un presente che porta il nome del figlio Andrea. Cerco di insegnargli il rispetto e il senso della gratitudine anche perché è un bambino fortunato che ha tante cose che molti bambini non hanno. E sull'ipotesi di un altro figlio in futuro. Sì, certo, se Dio vorrà. La maternità è la cosa più bella. Mio figlio mi riempie l'anima, ogni cosa è collegata a lui. Chi se ne frega?